Buon pomeriggio e benvenuti ad un nuovo appuntamento con i webinar di Tecnici in Rete. Oggi parliamo della linea Clean Start e delle buone pratiche per una fumigazione sostenibile con Alberto Santori, Senior Development Specialist di Certis Italia. Bene, partiamo dal programma Clean Start. Certis lo ha istituito, lo ha creato nel 2001 con il preciso intento di combinare l'attività e l'azione di prodotti chimici e naturali come diverso meccanismo d'azione, combinandolo appunto con innovative soluzioni tecniche ed agronomiche. Ci siamo posti degli obiettivi, ovviamente quello di garantire la massima efficacia possibile delle nostre strategie di difesa, e contemporaneamente di ridurre l'impatto che queste strategie potevano avere nei confronti dell'ambiente e dell'uomo. Certamente gli aspetti di più stretta e di rilevante entità. Lo abbiamo sviluppato pensando anche alla sostenibilità economica delle nostre scelte. Non esiste una soluzione efficace se non altrettanto sostenibile economicamente per l'agricoltore. E ovviamente abbiamo anche cominciato a guardare con un'attenzione alla salvaguardia della fertilità del suolo. Nel programma Clean Start, i nostri prodotti chimici, in particolare i fumiganti, che sono un po' la punta di diamante, nonché altri prodotti biologici e naturali, sono certamente importanti. Tuttavia, il programma Clean Start, come vedete, rappresentata nella diapositiva, si compone di un'altra serie di attività, tra le quali le buone pratiche di applicazione certamente hanno un punto di riferimento. La diapositiva in questo caso vi fa vedere un po' i prodotti che attualmente e che in futuro costituiranno il nostro portfolio di prodotti. In particolare i fumiganti, attualmente abbiamo in catalogo il Vasamid, prodotto a base di Dazomet, e il fumigante di Disoil. In futuro avremo il fumigante Accolade, questo per la gestione della fase di pretrapianto, a cui successivamente si uniscono per un'opportuna gestione in post-trapianto prodotti come il Tusal e il Cercobin e il Nemacrin, prodotto bionematocida di prossima registrazione. Purtroppo non abbiamo più in catalogo il nostro mock-up perché l'etoprofos non è stato reincluso in allegato 1. Dopo questo primo breve excursus sull'universo Clean Start, entriamo all'interno del contesto della disinfestazione del terreno. Come considerate la disinfestazione del terreno da parte dell'agricoltore? Forse, anzi, troppo spesso in modo erroneo è considerata la pratica di sterilizzazione. Dal punto di vista scientifico ovviamente è sbagliato perché la sterilizzazione prevede l'azzeramento della carica microbica e è sbagliato ancor più perché l'obiettivo che ci poniamo è quello di ridurre o limitare le infestazioni dei parassiti animali e vegetali nel terreno, cercando di contenerne i danni arrecati alle nostre colture sotto una soglia di tollerabilità. Quindi non dobbiamo puntare all'azzeramento della carica microbica, ma semplicemente provare a gestire queste avversità. La tecnica della disinfestazione è di largo impiego, sia in serra che in campo, e lo è in tutti quei contesti, agronomici dove l'intensivizzazione colturale ha portato ad una crescita esponenziale della pressione di infestazione delle avversità telluriche, siano esse erbe infestanti, fitopatogeni piuttosto che nematodi. E lì dove non è più possibile operare un controllo attraverso i comuni agrofarmaci, dobbiamo necessariamente intervenire con la disinfestazione. Come vi ripeto, con l'obiettivo non di sterilizzare il terreno e quindi eventualmente anche rischiare di creare il vuoto biologico così difficile da recuperare, quanto piuttosto di creare le condizioni di sanità del suolo sufficienti a garantire la piena produzione della coltura. Questo è l'obiettivo che ci dobbiamo porre. E tra l'altro cercare di mantenere la condizione di sanità del suolo il più a lungo possibile. Quella che la slide rappresenta è di fatto una vera e propria evoluzione che si è verificata nel contesto, della difesa nei confronti delle avversità del suolo, un'evoluzione, che è sostanzialmente iniziata alla fine degli anni 2000, e in particolare dalla messa al bando del bromuro di metile.
periodo durante il quale l'agricoltore aveva ben stretto a sé il concetto di eradicazione dell'avversità, cioè ho un problema nel terreno, la devo eliminare. Successivamente la messa al bando del bromuro di metile in qualche modo lo ha stimolato a guardare in modo diverso la gestione delle avversità, puntando piuttosto ad un approccio di tipo di gestione, cioè non è più necessario eliminarla, ma si può gestire, si può convivere con l'avversità. E questo lo ha fatto passando attraverso l'adozione di soluzioni di difesa chimica e successivamente, in modo più moderno, all'adozione di strategie di difesa integrata che guardassero anche all'aspetto della fertilità del suolo. Ovviamente una gestione delle avversità deve necessariamente prevedere anche una precisa conoscenza dell'avversità stessa. Per cui quello che dobbiamo fare nostro e possibilmente anche trasferire quanto più possibile all'agricoltore è un nuovo percorso virtuoso nella gestione delle avversità del suolo. E questo attraverso un'identificazione della o delle avversità del terreno e la valutazione dell'entità del problema. E in questo caso è fondamentale lo strumento della diagnosi che CERT mette a disposizione dei propri tecnici e dei propri agricoltori. Successivamente dobbiamo individuare la tecnica di disinfestazione più idonea e anche in questo caso è importante il nostro supporto all'agricoltore. A finire dobbiamo invece renderlo responsabile delle proprie possibilità, proponendogli e rivalutandogli l'adozione delle buone pratiche di applicazione. E qui è importante il coinvolgimento dell'agricoltore e l'addestramento dell'agricoltore. Le tecniche di disinfestazione sono adottate, come vi dicevo, per gestire e controllare l'avversità del suolo. Ovviamente è importante identificare l'avversità, valutarne l'entità e conseguentemente sviluppare le buone pratiche di applicazione. Tra le varie tecniche di disinfestazione adottate, mi sono preoccupato di riportarvi quelle più significative, in particolare la fumigazione chimica, di cui parleremo all'ultimo, quando ci ricollegheremo direttamente con le buone pratiche di fumigazione. Parleremo di solarizzazione, di biofumigazione, disinfestazione con vapore e disinfestazione anaerobica. Iniziamo appunto con la solarizzazione, che è la tecnica un po' più ritenuta sostenibile. Sostanzialmente la tecnica prevede la copertura del terreno con dei film fotoselettivi che nell'arco di circa 6 settimane permettono di catturare la radiazione solare, in particolare quella all'infrarosso lungo, e trasmettere il calore negli strati profondi del terreno, perché durante la pratica della solarizzazione la temperatura del terreno raggiunga un livello di circa 7-10 gradi superiore a quello del terreno nudo. La pratica certamente in uso da diverso tempo ha mostrato la sua efficacia prevalentemente nei confronti di funghi e batteri fitopatogeni, di erbe infestanti, e piuttosto controversa invece l'efficacia della tecnica della solarizzazione nei confronti dei nematodi, in particolare dei nematodi galligeni e dei nematodi cisticoli. La solarizzazione sembra avere un impatto piuttosto contenuto sui microrganismi antagonisti perché termotolleranti o termofili, è certamente limitato nei confronti dei rizobatteri promotori della crescita, che sono un aspetto della comunità microbica che sta assumendo importanza sempre maggiore negli ultimi anni. L'uso di film fotoselettivi è fondamentale e devono essere scelti quelli più adeguati, in particolare quelli a base di polietilene a bassa densità o a base di EVA. La tecnica è diffusa prevalentemente nell'area centro-sud Italia per questioni di irraggiamento solare e limitata al solo periodo di metà giugno fine agosto. Un'altra tecnica interessante di cui mi sono occupato particolarmente è la biofumigazione. La tecnica è una tecnica green, eco-friendly, perché di fatto prevede la coltivazione di piante biocide, prevalentemente delle brassicacee ed ancor più in particolare Brassica yuncea, la cui trinciatura nella fase di fioritura e l'immediato interramento permette il rilascio di composti ad attività antimicrobica, gli isotiocianati, che hanno appunto attività di controllo nei confronti prevalentemente di erbe infestanti, di funghi patogeni e in qualche modo più limitato nei confronti dei nematodi.
Fondamentale per questa tecnica è la tempestività con la quale viene interrata la coltura trinciata, perché lo sviluppo degli isotiocianati è praticamente contestuale alla trinciatura e se non rapidamente ed adeguatamente interrati, questi composti vengono liberati nell'ambiente e non nel terreno dove invece devono svolgere la loro attività fumigante. È una tecnica considerata eco-friendly perché garantisce un apporto benefico di sostanza organica e perché determina un rapido miglioramento degli equilibri microbici del terreno. Un'altra tecnica particolarmente interessante è quella della disinfestazione del vapore, o meglio, ancora più interessante, gli aspetti ultimi che sono stati sviluppati relativamente a questa tecnica, che prevedono l'immissione del vapore nel terreno contestualmente a dei composti di reazione isotermica che aumentano e stabilizzano la temperatura, perché l'obiettivo della disinfestazione col vapore ovviamente è quella di operare una sorta di pastorizzazione del terreno, raggiungendo per diversi minuti temperature di circa 70-80 gradi. La tecnica è particolarmente valida nei confronti di patogeni telluriche ed erbe infestanti, piuttosto discutibile invece è l'efficacia nei confronti dei nematodi. Teoricamente non dovrebbe creare le condizioni di vuoto biologico, ma in realtà quello che sappiamo è che in caso di errore di valutazione dei tempi di esposizione, il rischio di creare il vuoto biologico è assolutamente possibile. In realtà non è una tecnica green, soprattutto per l'elevato carbon footprint, in particolare significa il consumo di anidride carbonica derivato dall'utilizzo del carburante per alimentare la caldaia. Una tecnica di più recente introduzione, se non altro per gli aspetti più innovativi che sono stati dibattuti, per esempio anche durante l'ultimo convegno di nematologia a Catania, è quella della disinfezione anaerobica del terreno. Sostanzialmente la tecnica prevede la creazione di condizioni non permanenti di anaerobiosi che possano risultare letali nei confronti degli organismi nocivi che sono notoriamente aerobi, o meglio, la maggior parte dei quali sono notoriamente aerobi. La tecnica, nella sua forma più evoluta, prevede la distribuzione di circa 20-40 quintali a ettaro di matrice organica degradabile, immediatamente interrata. Alla fase di interramento deve seguire una fase critica e delicata di irrigazione del terreno fino alla saturazione. L'obiettivo è quello di eliminare il più possibile ossigeno dal terreno e dopo l'irrigazione immediatamente, in modo successivo, coprire il terreno con un film impermeabile. Per cui, dal momento in cui l'ossigeno, che viene consumato dalla flora microbica per la degradazione della sostanza organica e si esaurisce, inizia la fase anaerobica. In questa fase anaerobica le stesse condizioni anaerobiche risultano letali, come risultano di fatto letali per gli organismi nocivi anche i composti organici volatili che si creano e si formano durante questa attività. La stessa alterazione della composizione microbica sembra essere un altro elemento che contribuisce appunto al controllo degli organismi nocivi. È una tecnica delicata, complessa. Io vi ho segnato appunto work in progress perché in realtà ci sono alcuni aspetti che ancora vengono indagati di questa tecnica. Richiede dalle 4 alle 6 settimane di tempo e richiede comunque un tempo di recupero delle condizioni di anaerobiosi prima della messa a coltura del terreno. E finalmente arriviamo alla fumigazione chimica, ultima ma non ultima per importanza, perché è certamente la più diffusa e è una pratica attraverso la quale noi iniettiamo nel terreno o lo applichiamo mediante la solubilizzazione in acqua un principio attivo ad azione fumigante, che può essere liquido o microgranulare. Una volta immesso nel terreno, il principio attivo passa in fase gassosa e da quel momento esplica l'azione tossica nei confronti degli organismi tellurici. L'attività che svolge è relativa allo spettro d'azione, quindi avremo fumiganti ad azione nematocida, altri ad azione fungicida, altri ad azione più complessa che possono mostrare attività nei confronti delle erbe infestanti o dei fungicidi stessi, o dei funghi stessi. La fumigazione può essere effettuata sia in pieno campo con la tecnica della shunt application che prevede l'iniezione del prodotto puro direttamente nel terreno, oppure in serra mediante la tecnica della drip chemication,
ovvero la distribuzione del prodotto nel terreno attraverso l'impianto di irrigazione a goccia. Per entrambe le tecniche, l'uso di un film barriera assicura una migliore efficacia. La tecnica della fumigazione chimica è certamente una delle più efficaci quanto delle più dibattute, perché tra gli aspetti critici è certamente quello dell'impatto sull'ambiente e l'esposizione dell'operatore e dei residenti. Adesso ci addentriamo nel contesto delle buone pratiche di fumigazione e prima di iniziare la descrizione delle buone pratiche mi preme fare un inciso. In realtà l'efficacia di un fumigante dipende in gran parte da come viene applicato. Ovvero non esiste un fumigante efficace, esiste un fumigante che può essere efficace se applicato nel migliore dei modi. Diversamente, il grado di efficacia che un fumigante può mostrare è certamente ampio. Le buone pratiche sono quindi delle procedure che noi dobbiamo adottare, degli aspetti tecnici, degli aspetti pratici ed operativi, da adottare per rendere la pratica della fumigazione più sostenibile, riducendo l'impatto appunto sull'ambiente e sull'uomo. Possibilmente l'uso delle buone pratiche di fumigazione deve anche portarci a una riduzione della dose del prodotto fumigante limitatamente a quelle che sono le indicazioni in etichetta. Io ho inteso riportare le buone pratiche di fumigazione relativamente a tre aspetti: le condizioni pedoclimatiche, i sistemi di applicazione adottati e gli strumenti e le soluzioni tecniche impiegate. Iniziamo dalle buone pratiche di fumigazione in relazione alle condizioni pedoclimatiche che possiamo avere tanto in campo aperto quanto in serra. E partiamo dalla preparazione del terreno, che è l'aspetto più importante per conseguire la massima efficacia di un fumigante. In particolare la lavorazione del terreno, una lavorazione profonda, un perfetto grado di affinamento e garanzia di rapida, profonda, capillare diffusione del gas in tutti gli strati. Il gas, il fumigante, funziona se è in grado di raggiungere i nostri organismi target in qualunque strato del terreno fumigato. Diversamente, la presenza di zolle, piuttosto che di strati compatti che limitano la diffusione, è una condizione che non permette al fumigante di operare la piena efficacia. Un altro aspetto fondamentale è il grado di umidità, che deve essere compreso tra il 50 e il 70% della capacità di campo, ma questa condizione deve essere garantita almeno 7-10 giorni prima della fumigazione. Questo perché dobbiamo poter lavorare in un contesto di terreno microbiologicamente attivo, cioè i nostri organismi target devono essere attivi, perché il grado di attività dell'organismo target corrisponde proporzionalmente al grado di sensibilità nei confronti del nostro fumigante. Diversamente, se operiamo in condizioni di siccità, molto probabilmente lavoreremo nei confronti di strutture di resistenza di funghi, piuttosto che di semi in condizioni di quiescenza, tutte condizioni che rendono progressivamente i nostri organismi meno sensibili al fumigante. Ancora, aspetto importante è l'assenza di residui coltogali e di sostanza organica fresca. L'apporto di letame con la fumigazione è uno degli aspetti più controversi. L'agricoltore tendenzialmente, soprattutto nei periodi estivi, è portato a operare il tipo di letamazione con letame fresco. In realtà, questo sappiamo non andare perfettamente d'accordo con l'efficacia del fumigante, perché il fumigante ha bisogno di un pieno rilascio della sostanza attiva, quando invece è evidente che la sostanza organica tende ad assorbire il principio attivo, quindi determinarne un rilascio più lento, e nel nostro caso un rilascio più lento corrisponde ad una limitata concentrazione attiva del gas nel terreno. Un altro aspetto interessante che va curato con le buone pratiche è quella delle temperature del terreno, che dobbiamo poter verificare essere non inferiori ai 12 gradi. Considerate che questi 12 gradi è un'indicazione. Per alcuni fumiganti si può scendere anche sotto i 10 gradi, per altri non sotto i 14. Indicativamente dobbiamo comprendere questo aspetto. Un fumigante
inizia la propria fumigazione, quindi il processo di fumigazione, tanto più rapido quanto più elevate sono le temperature del terreno nei primi 20 centimetri. E questo ci permette di avere una rapida formazione di gas e un rapido raggiungimento delle concentrazioni attive letali. Qualora la fumigazione sia svolta in condizioni di temperature basse, invece, il processo di fumigazione si rallenta e molto probabilmente raggiungeremo condizioni di concentrazione attive del fumigante che sono subletali, cioè che non sono in grado di uccidere i nostri organismi target. In questa slide, è rappresentato proprio un esempio di buona fumigazione operata in serra. In questo caso stiamo applicando del Vasamid con una macchina ad elevato contenuto tecnologico, la Mixed Tiller Dry di Forigo, e come vedete stiamo lavorando su un terreno perfettamente affinato, con un buon grado di umidità. La macchina opera una distribuzione del Vasamid nel modo più opportuno e più uniforme possibile e il rullo posteriore poi crea una sorta di sigillatura superficiale che ci aiuta a tenere intrappolato il gas negli strati inferiori del terreno. Queste ovviamente sono delle condizioni che ci possono garantire la piena efficacia del prodotto. Questo è un altro esempio di buona applicazione, questa volta in campo però, operato con macchine sempre di elevato contenuto tecnologico, questa da parte di applicatori professionali, questa invece è una macchina in uso agli agricoltori. Anche in questo caso è possibile osservare come il terreno sia preparato in perfette condizioni, il grado di umidità è altrettanto valido. Il grado di umidità di un terreno può essere in modo empirico anche valutato con la tecnica del pugno stretto, cioè si prende del terreno, lo si stringe tra le dita. Se il terreno mantiene una forma, vuol dire che siamo indicativamente intorno al 50-70% di capacità di campo. In questo caso non c'è una rullatura superficiale, ma una copertura del terreno con del film barriera. Un altro aspetto critico che come buona pratica di fumigazione deve essere seguito attentamente è l'irrigazione successiva all'applicazione del fumigante. Sia che sia un fumigante microgranulare, come il nostro Vasamid, sia che sia un fumigante liquido, faccio riferimento per esempio al nostro DD Soil, dopo l'applicazione in campo deve essere operata l'applicazione, che però deve essere eseguita in modo moderato e calibrato. Io ho dato un'indicazione di circa 10-20 mm a metro quadro, che corrispondono a 10-20 litri d'acqua a metro quadro, perché dobbiamo ottenere una rapida fumigazione e la formazione di una crosta superficiale che è il nostro elemento impermeabilizzante. Tuttavia, se dovessimo eccedere con l'acqua, cosa che per esperienza personale vedo accadere abbastanza frequentemente, noi creeremo delle condizioni di compattamento che inevitabile di saturazione del terreno, che inevitabilmente portano ad una limitata mobilità del gas ed una conseguente riduzione dell'efficacia. Un altro aspetto di cui gli agricoltori frequentemente si sorprendono è come alcuni fumiganti, in particolare quelli che non sono che non contengono degli emulsionanti, non vadano così perfettamente d'accordo con l'acqua. Per esempio, il nostro DD Soil, che è un formulato che non contiene emulsionanti, una volta applicata nel terreno, non deve essere messo in una condizione di saturazione per eccessiva irrigazione, perché in questo caso si creano problemi di solubilità del prodotto, di rischi di immobilizzazione del principio attivo in fase di fumigazione e conseguentemente una scarsa efficacia. Per farvi vedere quanto è importante la gestione dell'acqua nella fase di post-applicazione, vi ho preparato questa slide. Qui siamo nella zona di Albenga, la zona di produzione del basilico DOP. Sono due campi attigui che dopo la preparazione e la fumigazione con il Vasamid, il primo è stato gestito con un apporto moderato e ponderato di acqua. E infatti potete notare come la struttura del terreno sia rimasta soffice, un perfetto grado di porosità, e questo abbia portato conseguentemente ad una piena efficacia erbicida. Diversamente, nel campo a fianco, dove invece l'agricoltore ha esagerato con l'acqua, si è verificato un evidente e notevole compattamento del terreno che di fatto ha imprigionato il gas negli strati sottostanti. Da
Quando abbiamo fatto una sezione con un forcone abbiamo avuto anche modo di vedere direttamente i segni lasciati dallo strumento, il che ci fa capire che grado di compattamento si era verificato. In seguito a questo compattamento, ovviamente il gas non ha avuto modo di muoversi negli strati superficiali e quindi abbiamo avuto un'emergenza di erbe infestanti assolutamente insoddisfacente, assolutamente fuori dalle nostre aspettative. Le buone pratiche di fumigazione devono poi essere rigorosamente applicate anche per quelle che sono le applicazioni in serra, per la drip chemication. Vi ricordo che in serra non è possibile applicare un fumigante liquido con una tecnica che sia diversa da quella della drip fumigation, cioè l'applicazione tramite shunt di fumiganti liquidi in serra è assolutamente vietata per una questione di esposizione dell'operatore. Il solo fumigante non liquido che può essere applicato in serra con la tecnica dell'interramento e quella balsamica. Bene, è fondamentale preparare, calibrare, verificare la portata dell'acqua del nostro impianto di irrigazione con cui opereremo la fumigazione. Noi tendenzialmente suggeriamo una disposizione ottimale delle manichette con una distanza di 50 cm, perché l'obiettivo che ci poniamo è quella di avere una perfetta uniformità di distribuzione, che conseguentemente limita il rischio di reinfestazione. Cioè, tanto più uniformemente noi saremo in grado di distribuire il fumigante su tutta la superficie, tanto più l'efficacia sarà maggiore e tanto più limitati i rischi di reinfestazione. Tuttavia, è pratica, in particolare nel sud, operare la fumigazione utilizzando l'impianto di irrigazione a goccia in essere, già in essere nella serra, cioè quello che verrà poi utilizzato per la coltura. Questo è un esempio di disposizione dell'impianto drip con il classico distanziamento 80-120 cm. In questo caso sappiamo già che nelle porzioni intermedie di superficie non avremo una distribuzione ottimale del prodotto e quindi queste potranno essere potenzialmente le aree di reinfestazione durante il ciclo colturale o nei cicli successivi. Sappiamo anche però che chiedere all'agricoltore di alterare l'impianto drip qualora la serra, la pompa piuttosto che il pozzo non sia in grado di supportare questo tipo di impianto potrebbe portarlo al collasso e quindi in questo caso possiamo anche decidere di operare in un contesto non propriamente ottimale. Fondamentale durante la fase di fumigazione con l'impianto di irrigazione a goccia è controllare la pressione di esercizio, cioè la pressione all'interno delle manichette. Vi garantisco che pochi agricoltori hanno verificato nel passato la pressione con cui hanno operato la fumigazione in drip. Un'opportuna pressione, compresa tra 0,7 e 1 bar, ci permette di avere una distribuzione omogenea lungo tutta la lunghezza della manichetta, sia in testa che in coda. Questo è ancora più importante quando lavoriamo con serre lunghe più di 50 metri piuttosto che con serre in pendenza. A volte ci siamo trovati a lavorare con pressioni di 0,2-0,3 bar e in questo caso la distribuzione ovviamente non sarà omogenea, anzi avremo condizioni di efficacia a macchia di leopardo. Altrettanto importante è operare con volumi di acqua adeguati, perché in realtà noi dobbiamo distribuire il prodotto negli strati che più ci interessano del terreno. Se operiamo con condizioni, con quantitativi di acqua limitati, opereremo praticamente una sorta di distribuzione localizzata, tenderemo a concentrare il prodotto in prossimità della manichetta. Altro aspetto fondamentale è il tempo della fumigazione. Il tempo della fumigazione non deve essere inferiore ai 45 minuti e non deve essere superiore alle 2 ore e mezzo, perché in virtù del tempo che impieghiamo, e lo schema sotto ve lo rappresenta, avremo una diversa formazione del cono di irrigazione. Quello ottimale è quello che vedete al centro, perché ci permette una perfetta distribuzione negli strati orizzontali e verticali del terreno. Diversamente, con tempi troppo lunghi il cono di irrigazione si riduce e perderemo una parte del prodotto negli strati più profondi. Con tempi troppo rapidi il prodotto tende a localizzarsi in superficie e quindi non riusciremo a fumigare e disinfettare gli strati più profondi. Quindi diventa importante operare con i giusti tempi.
Altro aspetto fondamentale è quello dell'uso del film barriera. Il film barriera è un film plastico multistrato che si caratterizza per un basso livello di permeabilità ai gas fumiganti. Attualmente, tra i vari film plastici disponibili, soltanto il tipo VIF, Virtual Impermeable Film, o il TIF, Total Impermeable Film, hanno caratteristiche barriera, ed in particolare il TIF ha le migliori capacità barriera rispetto ai precedenti. Inoltre associa una resistenza meccanica particolarmente elevata. Lo schema che vedete a sinistra vi rappresenta un po' la struttura dei film barriera, ma mi preme ancor più farvi vedere qual è il differente grado di impermeabilità ai gas tra un polietilene, per esempio, e un totalmente impermeabile. Bene, un polietilene può avere un grado di permeabilità ai gas 10.000 o 100.000 volte superiore ad un TIF, così come un normale VIF può avere una permeabilità da 10 a 100 volte superiore. Quindi è importante la scelta del film giusto. Il film barriera, applicabile sia in campo che in serra, garantisce la massima efficacia dei fumiganti perché di fatto permette un'uniforme distribuzione del gas all'interno del terreno, raggiungimento rapido del livello di concentrazione letale per gli organismi target. In più ci permette di ottimizzare il rapporto dose-efficacia, sostanzialmente di poter ridurre la dose mantenendo elevato il grado di efficacia, sempre limitatamente all'indicazione d'etichetta. Ci permette di ridurre la dispersione del gas nell'ambiente, di cui l'aspetto sostenibile della fumigazione, l'esposizione dell'operatore, migliora la gestione dell'odore e il film è completamente riciclabile, in particolare il TIF. Certis non si è limitata soltanto a proporre il TIF ai propri agricoltori e ai propri tecnici, ma si è posta l'obiettivo di sviluppare attraverso la propria attività di ricerca, sviluppo e di sperimentazione sul campo con tecnici, agricoltori e con i nostri partner che sviluppano dei film barriera, dei film a duplice attitudine, cioè dei film che potessero in qualche modo sviluppare, oltre all'attività barriera, anche altre attività in virtù di performance fisiche e meccaniche superiori agli altri film. Da qui abbiamo potuto sviluppare anche delle tecniche innovative, come per esempio l'uso combinato della fumigazione chimica con la pratica della solarizzazione, oppure l'impiego del TIF non solo come film barriera, ma come film pacciamante. Entriamo nell'ambito della gestione integrata della fumigazione chimica con la solarizzazione. Bene, questo ci ha permesso di ottenere dei risultati quasi sorprendenti, in particolare per il controllo, un risultato quasi completo dei funghi patogeni e delle erbe infestanti. E questo l'abbiamo potuto ottenere grazie al risultato e l'effetto sinergico che la fumigazione ha in combinazione con la solarizzazione, ma ancor più è ottenibile proprio per le caratteristiche di resistenza meccanica e le caratteristiche fisiche del film TIF. Questi qui, addizionati di filtri AntuV, sono in grado di resistere alle alte temperature, funzionare meglio come film solarizzanti. La nostra tecnica proposta e consolidata con gli agricoltori prevede la messa in opera dell'impianto drip, la copertura con film TIF, la distribuzione di acqua per attivare la solarizzazione. 7 giorni dopo siamo in grado poi di operare la fumigazione agendo su degli organismi target che sono stati già in parte sensibilizzati dall'inizio della solarizzazione e poi portare a termine in modo regolare la solarizzazione grazie alla capacità di questi film di mantenere inalterate le proprie caratteristiche fisiche e meccaniche. La pratica può essere applicata non solo in serra ma anche in campo. Questo è un esempio di quello che siamo riusciti a fare con la combinazione fumigazione e solarizzazione in Calabria. In questo caso abbiamo riunito un cantiere che ci permettesse di preparare il terreno immediatamente prima dell'applicazione del basami, della copertura del TIF. Grazie a questa tecnica abbiamo risolto per esempio il problema della sclerotinia cervivorum su cipolla. Un altro impiego importante che abbiamo sviluppato è quello del film TIF come pacciamante. L'agricoltore ci chiedeva perché dopo la fumigazione io devo togliere il film barriera. Non potete sviluppare qualche cosa che mi permetta di lasciare il film barriera in loco ed utilizzarlo come film pacciamante? Abbiamo lavorato in questa direzione e oggi
Sono disponibili dei film barriera bianco, bianco-nero in diversa misura che l'agricoltore può utilizzare come film barriera nel momento della fumigazione e successivamente senza rimuoverlo, operando semplicemente una foratura del telo per permettere l'areggiamento del terreno stesso, può direttamente passare al trapianto della coltura. In questo caso ovviamente riduciamo i costi aziendali, eliminiamo l'impiego ulteriore di film in polietilene e ci muoviamo in quell'ottica di sostenibilità ambientale. Altra cosa importante è la gestione del terreno, qui ci avviamo alla conclusione della presentazione. Dopo una fumigazione dobbiamo certamente gestire il terreno cercando di limitare la reinfestazione degli organismi target e degli organismi nocivi. E questo lo dobbiamo fare cercando di mantenere il più a lungo possibile la condizione di sanità. Quindi dobbiamo certamente fare attenzione ad evitare il rimescolamento del terreno tra un ciclo colturale fumigato e quello successivo, preferendo magari l'uso di scarificatori in luogo delle vangatrici. Dobbiamo fare attenzione a quelle fonti di infestazione rappresentate da acque di scorrimento piuttosto che di terreno contaminato che può essere riportato nel campo fumigato. Impiegare del materiale vegetale non infetto. Ormai abbiamo delle esperienze piuttosto frequenti di quanto la reinfestazione sia dovuta all'impiego di materiale infetto, infetto da funghi patogeni piuttosto che infetto da nematodi. Quindi attenzione particolare all'uso di materiale vegetale sano. Ultimo è quello della gestione tempestiva e puntuale di eventuali focolai di reinfestazione all'interno del campo. Bene, io adesso passo a delle considerazioni finali, attraverso le quali voglio dirvi che la disinfestazione del terreno e in particolare la fumigazione chimica, a mio giudizio, rivestono ancora un'importanza fondamentale nella gestione delle avversità del terreno. Tuttavia, e l'evoluzione dell'approccio alla gestione di questi ultimi anni ce l'ha insegnato, dobbiamo fare un uso più attento e calibrato di questa tecnica allo scopo di limitarne l'impatto nei confronti dell'ambiente e dell'uomo. Una più approfondita conoscenza di queste tecniche e l'attuazione delle buone pratiche sono poi gli elementi di base su cui impostare gli step evolutivi. Le limitazioni d'uso e le misure di mitigazione che sono state recentemente introdotte devono comunque rappresentare un'opportunità di evoluzione di questa pratica, possibilmente in linea con i più moderni principi di sostenibilità ambientale. Bene, io ho terminato la mia presentazione, vi ringrazio per l'attenzione.